Questo è Oppo Find X, l'inizio di una nuova era per il mondo degli smartphone. Il design è una delle caratteristiche soggettive per quanto riguarda uno smartphone, ma in questo caso devo dire che il lavoro fatto da Oppo è veramente eccezionale. Find X è realizzato in vetro su ambo i lati con un frame in metallo. Molto bella la colorazione grassier blu con effetto sfumato verso il centro, che dona un'ulteriore eleganza. Il vetro posteriore è totalmente uniforme, essendo un prodotto praticamente simmetrico, mi è capitato di tirarlo fuori dalla tasca capovolto, un po' fastidiosa come cosa, soprattutto quando si vuole fare un'operazione al volo. La caratteristica peculiare di questo smartphone è il sistema a scorrimento superiore, che nasconde completamente tutta la sensoristica frontale e posteriore all'interno del telaio. Ogni qualvolta abbiamo la necessità di sbloccare il dispositivo o scattare una foto, l'intera sezione superiore dello smartphone si allunga in soli 0,5 secondi. In questo lungo periodo di utilizzo di quasi un mese, i sensori 3D per lo sblocco e per il riconoscimento si sono comportati sempre in maniera affidabile, in qualsiasi tipo di condizione, anche in totale assenza di luce ambientale. Oppo garantisce fino a 100.000 aperture e chiusure, anche se tutto il telaio del dispositivo è decisamente poco robusto, compreso il sistema scomparsa. Per quanto riguarda l'ergonomia, per essere un 6,42 pollici si maneggia molto bene e anche l'utilizzo con una mano sola è di tutto rispetto. Anche sotto l'aspetto display, Oppo non si è risparmiata, integrando un bellissimo pannello AMOLED da 6,42 pollici con risoluzione Full HD Plus con rapporto schermo-scocca del 93,8%. Il pannello è leggermente curvo sui bordi con un'ottima luminosità ed angoli di visuale prossimi ai 180 gradi. Il nero è praticamente assoluto, mentre il bianco tende un po' all'azzurrino. Presente anche il supporto all'HDR attivabile all'interno delle impostazioni per un ulteriore miglioramento sulla fruizione dei contenuti multimediali. La luminosità sotto la luce diretta del sole è ottima e anche la regolazione della luminosità automatica si comporta in maniera eccellente. Alla ricezione di una notifica è possibile attivare un effetto scenico che illumina tutto il bordo dello smartphone del colore che più preferiamo. Anche da un punto di vista hardware, questo Oppo Find X non ha praticamente nulla da invidiare ai top di gamma più blasonati, vista la presenza dello Snapdragon 845 con GPU Adreno 630 e anche l'accoppiata dei bei 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, che però purtroppo non sono espandibili. Le prestazioni generali si allineano a tutti gli altri dispositivi con la stessa piattaforma hardware. La reattività è buona, come anche la gestione della RAM, con circa 4 GB utilizzati dal sistema e dalle varie app in background. Anche i giochi girano bene, peccato che il nuovo Asphalt 9 non sia compatibile con questo Find X, ma credo sia una semplice questione di software. Real Racing e tutti gli altri titoli invece si comportano in maniera eccellente. Con la camera termica le temperature non superano i 45 gradi, nella parte posteriore comunque si percepisce il calore con l'esecuzione dei benchmark, ma nell'uso quotidiano non si arriva mai a toccare questi livelli. Un altro punto a favore di questo Find X è indubbiamente l'autonomia, visto che non mi sarei aspettato comunque un risultato del genere, considerando la 3750 mAh integrata in questo smartphone. Sostanzialmente comunque riuscirete ad arrivare a sera, nonostante il software che abbia provato non sia effettivamente quello definitivo per il mercato italiano, quindi ci potrebbero essere ulteriori margini di miglioramento da questo punto di vista. Però comunque Oppo inserisce anche la propria ricarica rapida proprietaria, che ci permette di ricaricare il 75% della batteria in circa 30 minuti, però comunque non andando a incidere sul riscaldamento dello smartphone oppure causando un degradamento della batteria. Insomma, una tecnologia di fatto molto simile a quella di OnePlus, ovvero il Dash Charge. Anche per quanto riguarda il comparto audio e recezione,
direi che ci siamo. Forse il volume l'avrei preferito leggermente un po' più alto, ma insomma nulla di trascendentale da questo punto di vista. Però peccato per l'assenza del jack da 3,5 mm. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, troviamo un doppio sensore posteriore da 16 più 20 megapixel con apertura f2.0. A dirla tutta, la qualità degli scatti è decisamente buona. Il livello del dettaglio è di tutto rispetto e anche la messa a fuoco si comporta in maniera eccellente. L'HDR automatico lavora molto bene mantenendo bilanciato il rapporto contrasto e colori. Anche qui troviamo l'intelligenza artificiale che però non spara i colori ma migliora al meglio la qualità generale. Con scarsa illuminazione la qualità non è paragonabile ad altri top di gamma, ma nel complesso si difende molto bene. Anche la camera frontale da 25 megapixel ha una buona qualità generale. Inoltre sono presenti anche alcuni sticker AR. I video possono essere registrati massimo in 4K e anche in questo caso la qualità è buona, come la stabilizzazione cerca di compensare al meglio i movimenti. Uno degli aspetti sul quale non mi soffermo molto all'interno di questa recensione è il software, proprio perché si tratta ancora della versione non definitiva per il nostro mercato, però comunque vi basti sapere che il software è la ColorOS in versione 5.1 basata sempre su Android in versione 8.1. Di fatto comunque, non essendo la versione dedicata al nostro mercato, si comporta comunque abbastanza bene e in generale è un'interfaccia che integra praticamente tutto quello che ci serve senza esagerare in tutta una serie di funzioni che poi di fatto non andiamo neanche ad utilizzare nell'uso quotidiano. Di questa versione ho apprezzato comunque la presenza delle gesture e anche il fatto di poter andare a bloccare alcune applicazioni che vogliamo accedere o tramite codice o anche sbloccando tramite il riconoscimento del volto. Ottima anche la possibilità invece di poter sdoppiare le applicazioni e quindi di andare ad utilizzare soprattutto le app di messaggistica in accoppiata con la seconda SIM. Come per tutti i top di gamma, anche questo Find X arriverà ufficialmente in Italia ad un prezzo comunque abbastanza elevato. Si parla di 999 € per la versione 8 256 GB. Di fatto comunque stiamo parlando di un prezzo importante, ma quale top di gamma non costa questa cifra in questo momento? Di fatto però questo è un dispositivo innovativo dal mio punto di vista, perché comunque tenta di uscire fuori da questo 2018 che sostanzialmente è stato caratterizzato da tutti dispositivi un po' simili, con questo notch e con questa disposizione a semaforo dei sensori posteriori, scimmiottando di fatto un po' il design introdotto da Apple con il suo iPhone 10. Comunque è un prodotto che io credo di promuovere perché sostanzialmente si comporta bene per quanto riguarda fotocamera, batteria, ricezione e in generale nell'utilizzo quotidiano la qualità è decisamente elevata, e quindi questo prezzo secondo me giustifica comunque un dispositivo che di fatto si comporta molto bene. Stiamo parlando comunque di uno smartphone innovativo, io stesso sono un po' titubante per quanto riguarda la resistenza nel tempo di questo sistema di sblocco, che comunque già mi sembra abbastanza fragile, però comunque si comporta bene. Ma per quanto riguarda questo aspetto, solo il tempo potrà dare ragione o meno a Oppo e capire se effettivamente questo sistema funziona o meno e quindi può essere implementato effettivamente su più smartphone, anche per quanto riguarda proprio il discorso di longevità. Insomma, a me questo Oppo Find X mi è piaciuto veramente tanto, anche perché uscire da questa fase un po' di stallo del mondo degli smartphone è sicuramente un passo importante e che comunque caratterizzerà soprattutto tutto il 2019. Per quanto riguarda il software di questo Oppo Find X, ci torneremo sicuramente non appena arriverà la versione definitiva per il mercato italiano. Per il momento è tutto e vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi e di lasciarci un mi piace se vi è piaciuto questo video. Come sempre trovate tutti gli altri dettagli di questa recensione su smartphonelab.it nell'articolo dedicato, anche trovate più informazioni per quanto riguarda benchmark e altri dettagli un po' più tecnici. E noi ci vediamo alla prossima recensione.